Mi dice il suo nome, per favore. Luigi Mai. Lei è un imprenditore? Imprenditore di Mirandola, sì. Da 37 anni. E abbiamo un'officina di 60 addetti. 60 addetti, quindi un'impresa metalmeccanica, giusto? Impresa metalmeccanica e a conduzione familiare. Lei è anche il presidente di CNA Modena, giusto? Quindi sì. Più di altri conosce, come dire, la realtà, il segreto, lo stato d'animo, la pasta di cui è fatta questa gente, questo tessuto imprenditoriale. Quindi a lei proprio va chiesto qual è stato, secondo lei, il segreto di questa gente? Il segreto di questa gente intanto è la voglia di fare e non di fermarsi, ad aspettare, anche in condizioni con quello che è successo ora. E la solidarietà, quella che non la si decanta, ma la si fa. Tipo, le imprese che si sono fermate, che non potevano lavorare, in alcuni casi i concorrenti hanno aiutato i suoi concorrenti a non perdere i clienti. Questa è una cosa che è straordinaria. Questo è qualcosa che si è registrato proprio in modo tangibile. Qui. Sì, senza tanta pubblicità, ma così è accaduto. E che tipo di Natale sarà, secondo lei, questo, per lei e per gli altri suoi colleghi che state affrontando e avete vissuto una situazione sicuramente difficile? Che Natale vede davanti a lei? Ma io intravedo un Natale all'attacco, ok? Un Natale all'attacco, perché non abbiamo mica finito ancora di scavallare tutto sto periodo, e creare le condizioni di aiutarsi impresa con impresa per arrivare prima ad avere un tetto, perché molti ancora non hanno un tetto. C'è un augurio, un buon Natale a chi, se dovesse fare il buon Natale suo, a chi lo vorrebbe fare? Un augurio speciale, un buon Natale? Ma io lo faccio a tutte le famiglie che sono in condizioni che peggiori, e che non demordano, e che avere la speranza davanti può aiutare a saltarci fuori prima da questo impasse.